E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi diciamo vi volevo parlare un po' di qualcosa che sta un po' nel retroscena del canale, e, ovvero voglio spiegarvi un po' di come faccio la gestione dei file delle varie telecamere durante un viaggio, e appunto oggi vi spiego un po' come mi comporto. Allora, dopo vari tentativi, varie cose, ho deciso, ragazzi, di prendere questo qua è un Chromebook. Un Chromebook è un piccolo computerino, diciamo, specie, è una via di mezzo, diciamo, tra un tablet e un PC portatile, e diciamo che a livello di componentistiche è, diciamo, più vicino a un tablet, e questo qua è anche foldabile, ok, e lo si può usare anche a livello come touchscreen. Col touchscreen io posso andare a scegliere le varie applicazioni, ok, però nel mentre comunque io viaggio, questa cosa qua mi serve per appunto il trasferimento dei dati delle varie telecamere, perché ovviamente più lungo è il viaggio, poi più dati ho, più memoria utilizzo, quindi non è possibile utilizzare una sola SD card per una telecamera, ma mi servirebbero molte SD card per appunto salvare i miei file. Ho risolto questo problema appunto prendendo questa cosa qua, e visto che non ha porte micro SD o SD, ho dovuto appunto andare a prendere un cosiddetto hub, un hub station, che è questo, ragazzi, un hub USB-C. Ok, non so se si vede, non so se fa il fuoco, comunque è un hub USB-C che io vado a inserire qua nel computerino. Ok, una volta inserito questo, vado a inserire la schedina SD card, ok, che mi arriva, cioè un SD card o una micro SD, che appunto tiro fuori dall'action cam o dalla telecamera, quello che è, e vado a inserirla nel hub USB. Dopodiché, ragazzi, terza cosa che serve, un hard disk esterno, o io preferisco un SSD perché è meno fragile rispetto all'hard disk, e quindi diciamo è un po' più resistente agli urti, e per un viaggio in moto magari è meglio una cosa del genere, un SSD, che un hard disk. Magari costa un pochettino di più, però a mio avviso è molto meglio questa soluzione, ovvero SSD. Detto ciò, andiamo a inserire la nostra SSD nella porta USB, perché questo qua c'è anche la porta USB, e andiamo appunto a connetterci. Io, ragazzi, ho collegato un piccolo mouse all'hub USB-C, e quindi posso gestirmi tutto anche con il mouse, ragazzi. Quindi dal mouse andiamo a selezionare USB drive, che è il nostro USB, e qua abbiamo, ragazzi, la nostra scheda SD con il file che vogliamo copiare. Qua c'è il file del video, non so se si vede, c'è un file del video, vediamo, ok, qua c'è il file del video,
che noi poi andremo a copiare, facciamo un bel copia e incolla, copia, andiamo a prendere T7 che è la T7 è il modello dell'SSD e andiamo a appunto inserire su il nostro file. Ok, qua ovviamente non è veloce come un PC, è un po' più lento, però comunque, cioè, mentre siamo in viaggio, penso che sia più che sufficiente utilizzare un compromesso, diciamo, del genere. Quindi ho provato varie soluzioni, avevo provato anche la sola quella Gadget della RAV Power, che in pratica consentiva al cellulare di appunto fare quel lavoro qua tramite wifi, però sinceramente era molto ma molto più lento di questa soluzione qua. Ho provato anche attaccando questa porta USB-C al cellulare e funzionerebbe, però diciamo che è più comodo una cosa del genere, e comunque il computerino, ragazzi, non è pesante, è molto leggero, è molto portatile, tascabile, quindi non ci porta via molto spazio nel bagaglio, e diciamo è molto anche leggero, non è un appunto un PC portatile a tutti gli effetti, ma è una sorta di tablet. Io questo l'ho preso su Amazon Warehouse. Io queste cose, diciamo, sono consono a prendere sul sito del, diciamo, usato di Amazon Warehouse, perché comunque ti arriva roba davvero davvero nuova e che comunque vai a risparmiare un bel po' di soldi. Io comunque vi lascio magari il link di queste cose che vi ho fatto vedere in descrizione. So che magari a molti di voi non interessa questa roba qua, perché comunque un canale di viaggi in moto, però per chi magari fa contenuti come me o comunque vuole iniziare a fare contenuti, penso che una cosa del genere sia interessante per sapere un po' come durante un viaggio si gestisce una cosa riguardante appunto le riprese, le comunque i nostri file appunto che arrivano dalle nostre telecamere. State pur sicuri che se state via una o due settimane e avete una scheda SD non vi basta, anche se registrate poco, però davvero davvero diventa difficile riuscire a farci stare dentro tutto. Poi oramai le action cam sono arrivate a risoluzioni davvero alte, e se noi vogliamo registrare a risoluzioni elevate, come può essere un Full HD o anche un 4K o andando in su, diciamo dal Full HD andando in su, comunque sono risoluzioni che consumano davvero tanto spazio. Quindi questa è la soluzione che ho trovato io, diciamo che per essere sicuro che va, farò dei test, appunto questo video ad esempio lo caricherò sulla SSD passando da questo dispositivo, per vedere se appunto riesce poi a reggere la qualità e tutte queste cose qua. Comunque dovrebbe farcela. Andrò un po' a studiarmelo bene, e comunque penso che sia la soluzione più comoda, più portatile appunto e meno ingombrante che si possa optare. E come dicevo, questo setup arriva dopo svariati tentativi, svariate prove di settaggi di attrezzatura. Prima mi portavo dietro
tantissime schede SD, però sinceramente poi durante il viaggio diventa difficile gestirle e comunque ordinarle, mentre così io arrivo, ad esempio qua ho già i dati, ad esempio, c'ho ancora i dati dell'Eroica, ad esempio, dell'Isola d'Elba. Io finita la giornata vado, carico i file e gli do il nome Eroica giorno 1, Eroica giorno 2, Isola d'Elba giorno 1 e così via. E così arrivando a casa mi resta ancora più facile, diciamo, gestire quello che è poi la produzione dei video e il montaggio, visto che ho già i file abbastanza sistemati in ordine cronologico. Quindi, ragazzi, questa è un po' la soluzione che ho trovato. Spero che vi sia interessato il video, un breve video. Comunque, in preparativo ci sono nuovi viaggi sicuramente quest'anno, poi avendo le ferie più programmate rispetto all'anno scorso, sicuramente cercherò di portare dei viaggetti belli, sicuramente cercherò di riportare anche il Vespa nel canale, anzi, cercherò di riportare la Vespa nel canale, visto che comunque è stato almeno quello, i video con dentro la Vespa sono stati dei video tra i più seguiti, tra i più ascoltati, quindi vorrei ritornare anche appunto a riportarvi nel canale la Vespa che comunque c'è ancora. Appunto ci sarà da fare lo Stelvio con la Vespa che vi ho promesso e dovrei, spero di riuscire a portarlo entro l'anno e niente, però ancora programmi dettagliati non ne ho. Mi piacerebbe anche rifare un altro diciamo mini raduno con voi iscritti, magari una girata qua nelle mie zone e magari qualche volta vengo a trovarvi io a voi, magari chi è qua un po' in zona diciamo Alta Italia, per chi si trova in Bassa Italia o da altre parti vedremo, mi organizzerò e farò qualcosa appena posso. Allora, per il momento diciamo che l'unico viaggio abbastanza certo sarebbe quello di maggio che in cui vorrei andare in Corsica, perché è la terza grande isola del Mediterraneo che mi manca. Ho fatto la Sardegna, ho fatto diciamo la Sicilia, anche se un po' a spezzoni. E diciamo che mi manca la Corsica che mi piacerebbe fare. Ho un'altra settimana a marzo, adesso sto ancora decidendo, e poi le 2 settimane estive, e anche lì diciamo è un po' un work in progress, ma allora, nella mia testa un viaggio c'è, ma non vi voglio dire qual è. Seguite il canale, iscrivetevi. Un bel like se vi è piaciuto il video e alla prossima. Ciao ciao!